In questo piatto abbiamo messo una bella cucchiaiata di capperi e circa 100 g di olive nere denocciolate. Sono stati ben lavati. Come vedete, le olive sono state tagliate a metà. All'interno di questa padella abbiamo messo un bel giro di olio evo e uno scalogno tritato. Ora lasciamo rosolare lo scalogno. Aggiungiamo capperi e olive. Potete aggiungere anche il peperoncino. Noi stiamo utilizzando i peperoncini che ha fatto mia madre, l'olio santo si chiama? Sì. Giusto una punta. Lasciamo insaporire il tutto. Qui abbiamo 1 chilo di calamari, precedentemente puliti e sciacquati. Sì. E ora possiamo aggiungerli al soffritto. Facciamo soffriggere il tutto. Dopo circa 5 minuti possiamo sfumare con del vino bianco. Circa un bicchiere. Lasciamo evaporare completamente il vino. A questo punto possiamo aggiungere 2 pelati. Però, come vedete, i pelati sono formati da tanti pomodorini. Aggiungiamo del prezzemolo fresco, un pizzico di sale e ora mescoliamo il tutto. Mi raccomando, per quanto riguarda il sale, aggiungete pochissimo sale per volta, in quanto i capperi sono già salati, le olive pure, i calamari anche, quindi mi raccomando, poco per volta. Aggiungete anche un po' di pepe e lasciamo cuocere per circa 20 minuti. Ed ecco qui il nostro condimento pronto. Ora, a parte, stiamo cucinando la pasta. Versiamo la pasta nel sughetto e mescoliamo il tutto. Mescoliamo a fiamma bassa. In questo modo la pasta assorbirà tutto il profumo e il sapore del mare. Dopodiché il nostro piatto è pronto.